Today is November 2 and I'm studying right now. So, yun. Hello, good morning po sa inyo lahat. So, today is November 3. Ah, ma non lo apre lui. No. Devi decidere lui. Se non vuoi aprire, però se non vuoi aprire la laurea poi ti faccio un'altra cosa. No, ma lo fa. Sì, te lo faccio. Sì, amo, scusami per il pacchetto. No! Mi dispiace. Non è uscito molto bene, lo sai, non sono un esperto. No, invece è molto bene. Ah, boh, questa è la carta, la puoi rompere tutto. Ah, ok. Così vediamo se... No, la carta la puoi rompere, ma perché non... Questo è di buon auspicio. Questo è regalo per buon auspicio, appunto. Potrebbe essere... Rompi tutta la carta, strappala proprio. No. Te la fai contare. No, non ci faccio più niente, questa cosa che vedo è tutto illusorio. Ma cos'è? Ah, sono fenogeni! Ma dove li metto questi fenogeni? Piano, amore, molto piano. Vuol dire che devi fare con attenzione, molta attenzione. Ma sei matto? Ma sei matto? Ma sei veramente? Amore, è uno scherzo? Amore, che buiardo! Sei la mano? Aspetta, aspetta. Non si è tomato! Vai! Oh! No, vabbè! Ma tu sei un amore, ma perché? Oddio. Non lo potevo aprire io questo! Per vedere se funzionava. Te l'ho detto che questo serve per il buon auspicio, no? Amore, questo lo uso prima che poi mi molla l'altro computer. Oh, madonna, bellissimo. Ti piace? Ora dobbiamo cambiare. È da 13. 13 che cosa? Pollici. Da quanti pollici è? Sì. Ma tu lo sapevi? Sì. Ma lo devo aprire adesso? Come vuoi dire, lo devo aprire a casa, a casa. Piano. Sì, sì, no, pianissimo. Comunque non me l'aspettavo per niente. Perché pensavo ci fosse... Grazie, amore. Te lo meriti. Ta-ta-ra-ra. Non so se pubblicherò mai sta roba, però vi giuro, cioè mancano 4 giorni alla mia laurea. Io mi laureo ufficialmente mercoledì 18, oggi è il 13, venerdì 13 ed è venerdì, ancora la settimana prima deve passare tutto il weekend, poi lunedì e martedì. Oddio ragazzi, sembra una cosa infinita, vi giuro. Ragazzuoli, good morning. Allora, perdonate l'aspetto veramente orribile e mi dispiace tantissimo, purtroppo questa è la mia situazione facciale attuale. Comunque, sono appena scesa, ho anche mangiato, è 1:30, ho intenzione di vedermi la mia puntata di Beautiful con molta calma e poi continuare a ripassare. Sono scesa perché mi è arrivato praticamente un pacco, scusate, mi metto gli occhiali anche se so che si vede il riflesso, e niente, praticamente mi è arrivato un pacco che è il regalo di una mia amica per la laurea e alla fine ho deciso già di aprirlo. Ecco qua, scusatemi veramente anche la mia tenuta da casa terribile. Madonna, Anna, non dovevi, non mi si vede neanche la faccia, pardon. Wow, Anna, bellissimo. Madonna, Anna, ma perché? Perché ti sei disturbata? Allora, mi metto così. Eccolo. Wow. Grazie, grazie mille, davvero.
sei abilitata, lo sai? Quindi? Sei infermiera quasi. Quasi. Olè! Amore? Ciao! Ma che stai facendo? Amore, ormai sei dottoressa, staccati da sto computer! No, no, sto rispondendo! Ma chi? Ma dai! Un po', sei dottoressa! Ma non riesco neanche a fare niente! Oddio. Grazie, amore. Sono i fumogeni. Non lo so. Amore, sì. Che cos'è? No, non lo so. A questo punto, se sei bene, ma sei capelli. Vero? No, rispondeva a tua mamma, no, sì. Rompila, rompila. Oddio, sì, ma dove li hai trovati? Sono i fumogeni rose. Sì! Dove li hai trovati? Allora dopo dobbiamo andare, qua dietro a piedi. Amore? Amore, sei dottoressa! Sì! Siamo colleghi. Allora, non si vede niente, però lei c'ha qualcosa in testa. Esatto. Tieni lo. C'aveva qualcosa in testa. Aspetta. Vabbè, aiuto. La testa è troppo piccola. Con la responsabilità che è troppo pesante. Esatto. Niente, comunque siamo venuti qua appunto a fare 2-3 foto. Oddio, non riesco più a tenerla. Secondo me mi si è rimpicciolito il cervello dopo l'esame di stato. Si è svuotato. Adesso voglio andare a fare, cioè cerchiamo di fare 2-3 video per con i fumogeni che mi ha preso mio amore. E che sono io? Amore, avevi dubbi? No. E niente, a dopo. No, così. Vai! Lascia amore, no, vai! Non lo sono capace, che devo fare? Tappo. Come si fa? No, attende però il lampadario. Oh cazzo. Capace. Serve una mano, facciamo insieme? Sì. No, ok, ce l'ho fatta. Ehi, auguri. Oh, però non farmi il primo piano, che ho tutte le occhiaie. Ma che fa? Sì, papi. Il peso della responsabilità. Il peso della responsabilità, non riesco neanche a versare il vino. Ciao. Ciao. Ragazzi, buongiorno. Scusatemi veramente l'aspetto. Giuro che è una delle ultime volte che mi faccio vedere così. In realtà ieri sera stavo montando il video e mi sono un po' commossa, insomma. Ci saranno dei cambiamenti vari anche nel canale, quindi volevo anche già prepararvi a questo. Vi dico già ufficialmente che usciranno sia video in italiano inerenti all'infermieristica che anche video in inglese e in tagalog, che è appunto il tagalog è la lingua ufficiale delle Filippine. Devo solamente un po' capire come organizzarmi, insomma, come organizzare anche, perché ci tengo a stare al passo, ecco. Ho fatto così tante cose in questi ultimi giorni, poi ho dovuto un attimo recuperare perché ero davvero troppo stanca, troppo. Un mal di testa perenne fino praticamente a ieri, cioè assurdo. Stamattina forse è stata la prima volta che stamattina è? Stamattina.
è 1:40 ed è sabato appunto 21 novembre. Niente, ci tenevo a ringraziarvi tantissimo perché appunto su Instagram siete state non attive di più, cioè boh non lo so, siete stati veramente incredibili. A un certo punto il giorno della laurea mi si è bloccato Instagram, cioè non riuscivo neanche più a vedere le notifiche eccetera, e quindi ho anche lasciato un attimo un po' perdere perché il tempo di caricare una foto, poi vabbè, in realtà col fatto che Marco appunto è riuscito a venire per la mia laurea, appunto ha assistito alla mia laurea, in realtà mi ha supportata in tutto e per tutto veramente, cioè non so neanche più come ringraziarlo davvero, perché non lo dico perché è il mio fidanzato assolutamente, ma a lui è proprio una persona, cioè in generale, ok, al di fuori del fatto che siamo insieme, è incredibile, nel senso che per le persone che ama c'è sempre, è in gamba e boh, non lo so, a volte vorrei avere tipo il suo autocontrollo, perché io sono per esempio una super ansiosa e non vi dico le mie ascelle in che condizioni stavano quel giorno. Stamattina la prima cosa che ho fatto, è davvero vi giuro che avevo la libreria, cioè adesso è piena ancora, ma ho buttato un sacco di cose. Ho deciso che appunto lunedì inizierò ad inviare a tutte le varie aziende che mi interessano i curriculum, e ovviamente quindi inizierà la ricerca del lavoro. Sono molto indecisa, nel senso che io vorrei fare una cosa che ovviamente come prima esperienza lavorativa non posso fare, ovvero a me piacerebbe tantissimo lavorare ai domiciliari, aprire la partita IVA, lavorare ai domiciliari, cioè diciamo che questo è il mio obiettivo, però mi piacerebbe fare comunque un'esperienza, adesso che comunque cercano tantissimo in generale, sia con il Covid ma anche comunque in ospedale, per farmi un po' le ossa. Principalmente è questo quello che ho fatto in questi giorni, a parte appunto riposarmi, sistemare. Niente, ecco, quindi io vi riaggiornerò con i vlog, perché tanto i weekly vlog ci saranno comunque, quindi da settimana prossima vi porto con me nella mia prima settimana ufficiale effettivamente da infermiera, da neolaureata, e basta. Ci tenevo davvero tantissimo a ringraziare tutti quanti perché mi avete scritto, cioè veramente ho ricevuto un affetto da parte vostra che boh non lo so, non mi aspettavo. Mi avete scritto di quei messaggi e ne ho letti veramente tantissimi, super carini, e non smetterò mai di ringraziarvi davvero, perché io comunque diciamo che una parte della mia vita l'ho messa in generale online, quindi comunque chi mi segue soprattutto da tanto, nel bene e nel male, ok, per quello che io decido di condividere, mi conosce. E ho sempre cercato di filtrare un po', insomma, cioè di raccontare quello che mi andava, ecco. E quindi per quello che io ho condiviso, insomma, voi mi conoscete sotto quel punto di vista, ecco, diciamo così, e non ho mai nascosto che comunque sia avuto il percorso dell'università travagliato, eccetera, e però essere arrivati alla fine, io ci tenevo anche a fare questo discorso, insomma, l'ho in realtà detto già dentro le storie di Instagram, però ci tenevo a dirvi una cosa, cioè io ho avuto tutti i miei problemi, mi sono laureata, sono felicissima, vi giuro, sono non felice di più. Cioè, so che comunque ho reso orgogliosi i miei genitori, nonostante appunto tutti i vari casini in questi anni. Sappiate che non è una laurea che vi rende migliori rispetto a chi non ce l'ha. Assolutamente. E questa è una cosa che ci tengo davvero tanto a dirvi, è di trovare il vostro posto nel mondo, di scoprirvi e cercarvi ogni giorno nella vostra vita. Insomma, mi sento davvero di dire questo, perché veramente non è che è perché mi sono laureata, allora oh mio Dio, adesso vado a spaccare il mondo. No, io adesso mi metto come tutti i comuni mortali in pista a mandare curriculum e a cercare lavoro. Secondo me le cose importanti sono tutt'altro, ok? Non è la laurea, assolutamente, questo è un traguardo importantissimo per una formazione professionale, una futura carriera lavorativa, assolutamente. Ma sappiate che non c'è solo questo, ecco. Mi sento di dirvi questo perché penso che davvero nella vita le cose più importanti siano altro. Banalissimo discorso finale, perché volevo concludere con un senso questo vlog in cui avete visto spezzoni in varie lingue e niente, volevo anche dirvi che appunto
ritornerò ufficialmente nel canale con più lingue, con più contenuti. Vi sono con questi capelli, sono veramente felicissima, 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 felicissima. Grazie ancora per tutto il supporto, veramente siete spaziali. Cheers.